Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percosse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno diritte e quelle impervie spianate, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Nella prima parte di questo Vangelo che abbiamo ascoltato, l'Evangelista Luca dà sfogo a tutta la sua capacità storica. Luca, tra i tre evangelisti sinottici, è quello che più mette in rilievo i dati storici. E perché? Perché era portato per la storia? Nel Vangelo difficilmente le cose si lasciano a caso. E quando anche c'è scritto qualche cosa, un particolare, vuole sempre richiamare qualcos'altro. E non so se avete notato, ma nello stacco tra quello che ho letto nei primi versetti e quello che c'era dopo, c'era proprio come un abisso. Nell'anno di Tiberio Cesare, Ponzio Pilato, Erode tetrarca, Filippo suo fratello, Lisania, i santi sommi sacerdoti, Anna e Caifa, cioè tutte le persone che stanno su al potere. E poi giù, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Cioè, la capacità di San Luca, come evangelista, è proprio quella di creare un distacco nel suo Vangelo tra chi sarà innalzato e chi sarà abbassato. Vi ricordate anche nel Magnificat, la Madonna dice: ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Cioè, nel Vangelo di Luca è presente proprio questo up and down, continuo, su e giù, sui monti e giù nei burroni. Perché sto dicendo questo? Perché oggi la parola chiave del Vangelo è: preparate la strada al Signore. Noi siamo incamminati nell'Avvento e sappiamo che il Signore verrà. Oggi la parola ci dice: prepariamo una strada. Perché il Signore viene nella misura in cui noi prepariamo anche una strada.
Come prepariamo una strada? Giovanni Battista ci dà un'indicazione. Ogni burrone sarà riempito e ogni monte e ogni colle sarà passato. Cioè, per andare incontro al Signore, per vedere la salvezza di Dio, io devo avere un panorama, un paesaggio sgombro, sia dalle montagne e sia dai burroni. Che cosa vogliono rappresentare questi burroni e queste montagne? Da una parte, la montagna, simbolo della presunzione, simbolo di chi conta molto su se stesso e sui suoi talenti. E dall'altra parte invece abbiamo il burrone, perché anche il burrone si deve riempire. Cioè, simbolo di chi invece si svaluta completamente, non si considera proprio la pezza, per non dire peggio, no? Di tutti. Che cosa voglio dire? Per incontrare la salvezza di Dio, per incontrare Gesù che viene, bisogna avere una giusta considerazione di se stessi. Perché non incontrano Dio né chi è troppo presuntuoso e né chi è troppo depresso. Né chi fa eccessivamente conto su se stesso e né chi invece dice io non sono buono a niente, non faccio mai bene niente, tutti non mi capiscono e nessuno mi comprende. Né l'uno né l'altro. E tu dove sei? Perché nella nostra vita, a noi, anche in una giornata, ci capita di passare dal monte della presunzione al dirupo della depressione. Un attimo proprio, ci mettiamo. Su, giù. Dove siamo? Nascosti magari in un dirupo in cui Dio non ci può vedere, in cui il Signore che viene non ci può vedere, depressi per quello che non abbiamo, per quello che non siamo, per quello che non va nella nostra vita. Dove siamo? Oppure siamo sul monte della presunzione. Faccio tutto io, tutto andrà bene, perché sono capace. Un po' questo stacco, concretamente parlando, l'Evangelista Luca lo vuole sottolineare anche a partire dal fatto che da una parte ci sono tutti quelli che abitano i palazzi del potere e dall'altra parte c'è Giovanni che dove abita? Nel deserto. Cioè il luogo dell'essenzialità, il luogo in cui tu scopri chi sei. Il luogo in cui tu hai una giusta valutazione di te stesso. San Paolo dice nella lettera ai Romani: fratelli, abbiate una giusta considerazione, una giusta valutazione di voi stessi, né troppo depressi né troppo esaltati. Noi dove stiamo? Noi cosa stiamo preparando? Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo abbassare i monti o dobbiamo riempire le valli o dobbiamo riempire i dirupi? Questo è presente nella nostra vita in maniera più o meno pesante. Sta a noi adesso scegliere che cosa fare. Vi leggo e concludo una preghiera di Don Tonino Bello che secondo me esprime bene quello che noi viviamo a volte dentro di noi. Sono un impasto di mansuetudine e di ira, di superbia
e di modestia, di bontà e di durezza. Sono un intruglio di fervore e di frigidità, di dissipazione e di raccoglimento, di slanci impetuosi e di apatica immobilità. Sono un polpettone di carne e di spirito, di passioni indomite e di mistiche elevazioni, di ardimenti coraggiosi e di depressioni senza fondo. Dio mio, purificami da queste scoglie in cui naviga l'anima mia. Fammi più coerente, più costante. Annulla queste misture nauseanti di cui sono composto, perché io ti piaccio in tutto, Dio mio. Un piccolo esercizio che vi lascio per casa. Poi tutto questo si deve concretizzare nella nostra vita. Apriamo il nostro quaderno in una pagina pulita e scriviamo 5 aspetti positivi e 5 aspetti negativi di noi. A me non interessa tanto il fatto che voi riusciate a vedere gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. A me interessa sapere che cosa? Quello che voi sentite mentre scrivete gli aspetti positivi e gli aspetti negativi. Perché se mentre voi sentite gli aspetti positivi voi dite, ah, questo devo scrivere, presunzione. Oppure dice, no, io no, non sono niente, depressione. No, io scrivo, io sono una persona disponibile, io sono una persona umile, io sono una persona... Senza esaltarmi, senza deprimermi, scrivo quello che sono. Va bene? Quindi in questa seconda domenica di avvento apriamo il nostro quaderno e mettiamoci accanto come figura di riferimento Giovanni Battista, il quale è stato un preparatore. Lasciamo che lui sia il nostro preparatore a